Coltivo tutto come la stagione, così metto la roba. Poi ho messo gli spinaci, l'ho tirati già 3-4 volte. Toglio una cosa e metto un'altra. Quelle sedano, questo è prezzemolo che deve nascere, quello sono fave, piselli, quelle sono costine, queste sono spinaci, quelle sono zucchine, quelle sono fave, quelle sono cipolle, aglio dentro, c'è tutto. Me l'ha fatto prendere il giardino. Mamma, sai, ai cantieri ho sentito che danno i giardini, danno distribuiscono i giardini, però lo danno solo alle persone anziane. Fai la domanda tu. Dico sì, va bene. Lei mi ha fatto fare la domanda, sono stata accettata, però ho avuto un lavoro in più di quello che avevo già prima. Adesso poi intanto bisogna togliere l'erba, invece purtroppo non avendo molto tempo, qui da me l'erba cresce. Infatti ai miei vicini dico, se avete bisogno di erba, venite da me. Tutte le piantine, io prima andavo a buttarle via e un signore mi diceva, no signora, ma non faccia questo, lei le deve fare una buca oppure metterle di fianco, lasciarle marcire e lei si fa il concime. Per favore. Lascia Marco. Però poco, eh? Sì, no, dico, gli ecologici dicono che il 2012 non cadrà il mondo. Invece sì. Invece no. Oh! Per me no. No, invece sì, invece. No, invece no. Oh. Tocchiamo ferro, eh. Grazie mille. Vado in bagno. Adesso in bagno. Come disse il Vangelo Luca, beati quelli che bevono l'acqua. Dimmi te che devo conoscere lui invece di conoscere l'altro. A posto siamo, eh? Achille, mi fa un piacere. Porca, mi raccomando. Tanta, eh. Marco. Tanta, Achille.